7 incredibili benefici di aglio e miele per la tua salute. L'aglio è utilizzato nelle cucine di tutto il mondo per il suo sapore speciale. Si armonizza con gli altri ingredienti esaltando il sapore di molti piatti. Nell'antichità l'aglio è stato usato come cibo e come rimedio naturale di guarigione. È stato dimostrato che l'aglio è utile contro infezioni e infiammazioni. Gran parte delle sue proprietà sono attribuite alla presenza di allicina, che disinfetta, ma non solo, tiene sotto controllo il colesterolo, l'ipertensione e altri disturbi cardiovascolari. Oggi all'aglio uniamo un altro ingrediente speciale, il miele, per fare uno sciroppo salutare fatto in casa e ricco di principi attivi benefici. Vediamo subito i benefici che otterrai usando miele e aglio per una settimana. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Migliorare la circolazione sanguigna. I composti solforati dell'aglio insieme ai nutrienti del miele sono utili al sistema circolatorio. Hanno un effetto anticoagulante sulle vene, allontanando il pericolo di trombosi e vene varicose. 2. Abbassare la pressione sanguigna. Aglio e miele a digiuno controllano l'ipertensione, un disturbo cardiovascolare. 3. Tenere a bada il colesterolo cattivo. L'allicina rilasciata quando tritate l'aglio crudo aiuta a disintossicare il sangue ed eliminare l'eccesso di colesterolo e trigliceridi. 4. Ridurre l'infiammazione. La maggior parte dei problemi di salute cronici è collegato alle infiammazioni. Aglio e miele aiutano a ridurre le infiammazioni, agiscono come lenitivo nel caso di artrite, disturbi articolari e muscolari. 5. Rafforzare il sistema immunitario. Le proprietà antimicrobiche e antimicotiche rafforzano il sistema immunitario contro virus, batteri e tutti i tipi di agenti patogeni che minacciano la salute. 6. Combattere la tosse. Con la tosse batterica o virale non c'è niente di meglio di uno sciroppo di miele e aglio tritato. Ha un effetto espettorante che facilita l'espulsione di muco e catarro. 7. Accelerare la guarigione. Questo rimedio naturale elimina i virus e stimola gli anticorpi. Come preparare lo sciroppo di aglio e miele? Prima di tutto, aglio e miele dovrebbero essere di qualità biologica. Attenzione a controllare che il miele non contenga zuccheri aggiunti, altrimenti sarà povero di nutrienti. Ingredienti: una tazza di miele, 335 grammi, 10 spicchi d'aglio, un barattolo di vetro. Preparazione: tagliate o tritate gli spicchi d'aglio e metteteli nel barattolo insieme al miele. Chiudete il coperchio e tenete il barattolo al buio per una settimana. Ecco pronto il vostro sciroppo della salute. Come assumerlo? Prendete un cucchiaio a digiuno da solo o sciolto in acqua tiepida. Continuate per 7 giorni di fila, poi interrompete per 2 settimane e poi ricominciate per altri 7 giorni. Conservatelo a temperatura ambiente in modo che non si cristallizzi. Ricorda, gli effetti variano da persona a persona, non siamo tutti uguali. Sarà pure sano, ma come evitare il suo tipico inconveniente? Lo sgradevole odore d'aglio è il risultato di alcuni composti contenenti zolfo che dal flusso sanguigno vanno ai polmoni e alle ghiandole sudoripare. Cosa fare se dopo aver mangiato aglio si ha un incontro importante? Rimedio facile facile, la mela. La mela elimina il solfuro di allile che dà il caratteristico odore di aglio all'alito. Altri rimedi contro l'alito da aglio sono la limonata, la menta, il prezzemolo. Per vedere tanti altri rimedi fatti in casa, iscrivetevi al canale con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche. Mangia sano e vivi consapevole in armonia con la natura. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!